Amici, Xur, siamo sulla zona morte europea, solito posto, Baia Tortuosa, lo trovate qui accanto alla nave caduta, pieno di gente come sempre. Ma prima, come ogni volta, vi ricordo che c'è il giveaway attivo per voi, giochi gratuiti, non i Pokémon come la settimana scorsa. Vedete voi, insomma, mettete quello che vi pare a voi di giochi, di LC, di Destiny, eccetera, eccetera. C'è Zelda pure. Zelda. Se vi va, Zelda, ovviamente c'è anche il link per comprare direttamente con gli sconti su Instant Gaming. Allora, questa settimana Xur vende. No, Cristo, la scarlatta. La scarlatta è l'arma che odio di più al mondo, amici. Però è una buona arma, purtroppo. Discreta. Ok? Carina. Quest'arma spara una figa di 3 proiettili in più, vi cura quando uccidete qualcuno. Fate voi, non lo so, fate voi. I bombardieri, che abbiamo già visto, riceveranno un piccolo reworkino la prossima season. Hanno un discreto roll, con 22 di mobilità, carini. 8 resilienza, carini, insomma. E quindi sicuramente sarà un'esotica per la prossima season da provare. Non cambierà totalmente, cioè il suo perk rimarrà uguale. Quindi ogni volta che scriverete vicino a un nemico, accecherai i bersagli se sarete da Dark, o brucia i bersagli se siete solari, eccetera eccetera. E in più viene aggiunto anche quella cosa che abbiamo già visto. Quindi se non ce l'avete, magari ve la prendete e la provate poi la prossima season. Poi c'è il risveglio cinerio invece, che non cambia, rimane sempre uguale. E c'è la granata a fusione migliorata, e ve la ridà indietro se fate una kill con la granata a fusione con il titano. Resilienza 18, disciplina 22, mobilità 12. Carino, il roll mobilità sarebbe stato quel 12 là, meglio su recupero, però per prenderla e provarla, insomma, ci può sta. Ali della Sacra Arba invece, per la strega, sono un po' così e così. Quando l'ama dell'alba è equipaggiata, mirare a mezz'aria ti sospende per breve tempo in volo, migliorando la precisione in aria. Un'esotica che trova un po' poco spazio in questo momento, sinceramente. E però la terrei solo per il vostro deposito barra collezione. Poi abbiamo il Profezia Veritiera con tiro d'apertura e furia. Rifiniti. Velocità di ricarica. Colpo sicuro. È un buon 120 carino. Quando furia al tempo bisciottava, adesso non lo fa più, purtroppo. Però non è male. Il Profezia Veritiera che vendette Xur 3 settimane fa, forse un mese fa, più o meno, quello che c'aveva i colpi esplosivi, ogni tanto l'ho usato ed è carino. È un 120, quindi insomma non è proprio in strameta, però insomma ci potrebbe sta. Per quanto riguarda invece le armi craftabili, prima di andare avanti, c'è soltanto l'Igalos a sto giro che si può craftare qui. Quindi se volete, vi manca qualche telaio rosso dell'Igalos Shotgun, compratevi un po' di telai per poterlo fare. Questo è anche un discreto roll, raga. Profana tombe e canna forata che vanno benissimo in accoppiata, perché uno vi ricarica il caricatore quando fate una kill col corpo a corpo, e l'altro vi aumenta danni quando usate il corpo a corpo. Quindi è un'ottima accoppiata, quindi è anche un buon roll da utilizzare in PvE. Non so io se ce l'ho sto robo, potrei comprarlo, ma non ho spazio adesso, quindi poi in caso lo comprerò dopo. E torniamo indietro, fucile impulsi, vita della metropoli con vento assassino, riserva impatto elevato con rimbalzanti, compensatore e gittata. Beh, questo è un buon roll da PvP, raga. Fucile impulsi di questi qua che sparano a telaio rapido sono anche discreti. Per il PvP potrebbe starci assolutamente. Poi c'è l'addio con sistema di autofuoco e dipendente d'adrenalina. Io non so perché Bungie fa ancora uscire le armi con questo roll, visto che l'autofuoco l'hanno messo come opzione da poter attivare appunto nel gioco direttamente. Quindi no. Lontano futuro con estrazione celere, frenesia, lasciate la laga, tabuia, mira istantanea, estrazione no. Ronda notturna, sussistenza a bersaglio mobile, anche questo qui lasciatelo là, che tanto c'avete quello che prendete dalla quest New Light, che è molto meglio. Poi abbiamo il falco lunare con tiro d'apertura, racconto l'uomo morto con sussistenza. Solito discorso, ragazzi, per il falco, lo sapete, occhio del ciclone.
e telemetro sono i due roll che vanno per la maggiore. Il tiro d'apertura è carino, ma vi funziona solo sul primo colpo, quindi poca roba. Poi armature, siamo con la strega adesso e vediamo che set c'è, quanti della luminosa stirpe con delle braccia orribili, un petto bruttino, un casco orribile, delle braccia, delle gambe orribili. Quindi strega, ragazzi, armature, niente. Vediamo un attimo con il caccia cosa abbiamo qua. Un 57 brutto, 59 brutto, 57 orribile, 56 peggio me sento, titano, che non è il pianeta che arriverà la prossima season, ma è proprio il titano, con 58 23 di forza, 56, 65, 24 di intelletto però. Si potrebbe prendere per metterlo in saccoccia, me lo mettete lì da parte, nell'eventualità che Bungie cambi qualcosa con l'intelletto nelle prossime season, potrebbe starci. 61 con 19, 16, 13, 9, insomma questo è un po' brutto. L'unico pezzo è questo, ma non in meta in questa season, quindi lo prenderei solo per questo. Prendete lo shotgun se volete provarlo, eventualmente con, se siete titani, con il piano di riserva che abbiamo visto che avrà un'ottima interazione con i fucili a pompa. Provate il profezia se volete in PvP e anche il vita della metropoli in PvP. Esotiche, ve l'ho già detto, la scarlatta fa schifo, non mi piace. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. La sapete la cosa bella, ragazzi? La sapete la cosa molto divertente di tutto ciò, di questo Xur particolare, questo qua, che abbiamo appena fatto, è che non ho registrato. Tu tu ru tu ru ru ru.